Eccoci qui al Carmelo Saporito, il Megara pareggiato 0-0 contro l'Aquila San Michelese. Siamo col capitano Fabrizio Scadà, autore anche oggi di una prestazione sopra le righe, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Fabrizio, era una partita su cui, anzi senza su cui, vista dal di fuori alla portata del Megara. Intanto dammi un giudizio tuo sulla partita. Allora, secondo me è stata una partita combattuta, però abbiamo snobbato un po' l'avversario, abbiamo peccato di umiltà, magari queste tre vittorie consecutive ci hanno fatto montare un po' la testa, secondo me. Oggi siamo entrati in campo un po' svogliati e quindi la prestazione del Megara oggi è stata al di sotto delle aspettative. Ecco, hai parlato di snobbare l'avversario, di mancanza di umiltà. Questo dopo le tre vittorie ci poteva succedere. Come si rifà in questi casi adesso a rimettere i piedi per terra e ripartire già da sabato prossimo, anche se non è successo niente, voglio dire, sì, tre vittorie, oggi è uno 0-0 alla portata. Come si fa a ripartire con più convinzione, visti anche gli infortuni e le prestazioni un pochino sottotono di qualcuno? Quello che dobbiamo fare è rimboccarci le maniche e durante l'allenamento lavorare duro per migliorare questa situazione. Faremo di tutto, in settimana parleremo di questa partita con il mister, le disattenzioni, cosa non è andato, movimenti sbagliati, e cercheremo di fare meglio a cominciare la prossima partita contro, se non sbaglio, il Dagata. Sì, allora è tutto qui da San Michele di Ganzeria, il Megara ha pareggiato 0-0 contro le Aquile San Michelesi. Fabrizio Scadà, Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana. Buonasera a tutti. Salve.